Ragazzacci, buongiorno. Allora, ancora la faccia sta un pochino incasinata, però molto meglio, eh? Molto meglio. Allora, oggi me la gioco con Chavette Universal, lama completa, già armato, potete vedere la lametta, esposizione alla lametta, con queste Bijon Super Platinum, che l'altro giorno quando le provai con il Die mi sono piaciute tantissimo. Voglio provarle con lo Chavette. Allora, tiro fuori la ciotola dall'acqua, si stava scaldando. Oggi vado con Saponifici Anna Maria Fillide, una profumazione alla mandorla spettacolare. Sapone abbastanza duro, prendo un pezzettino, sempre in ciotola, aiutandoci con pasta dura. Questo forse era meglio se prendevo un altro pennello. Comunque aiutiamolo a scioglierlo con le dita dentro la ciotola con un po' di acqua tiepida. Sta sciogliendo abbastanza bene. Si è sciolto quasi tutto. Vedete che aiutandolo con i diti praticamente si è sciolto il sapone. Si è sciolto. Va bene. Allora, mentre continua a sciogliersi, voglio approfittare e voglio riprovare questa bomba fotonica dell'amico Caccamo, questo prebarba. Ha una leggerissima profumazione come a crema, però leggerissima, che quasi non si sente, cioè che veramente non affetta l'odore del sapone. Ora, oggi sento un po' meno l'effetto ammorbidente della barba, perché c'è una barba di 24 ore, sì che si sente meno. Ieri con la barba di 5 giorni, sì, ho sentito come incredibilmente mi aveva ammorbidito la barba. Oggi su una barba così corta si sente male quell'effetto. Comunque, scivoloso, anzi, è scivoloso da morire. Fatemi lavare bene le mani. Mamma, mi sta arrivando la profumazione di mandorla del sapone, uno spettacolo. Allora, pennellino di oggi, Semoj in tasso. Questa credo che è la vecchia formula di Anna Maria, credo che è uscita con una nuova formula migliorata. So che nell'apertura pacco molti di voi me l'avete detto. Ora in ciotola si vede una bella schiuma, ho fatto una bella schiuma. Consultalo qua adesso. Ok, diamo un faccia. Profumazione pazzesca. Questo mi sembra vegetale, vero, questo sapone?
questo è vegetale. Allora, la schiuma non sembrerebbe male, però il sapone si vede che copre un pochino poco. Comunque quello vuol dire poco anche, perché bisogna vedere poi come fa a scorrere il rasoio. Allora, mi sembra che al sapone manca acqua. Ha montato bene. Sì, mi sembra che sia un pochino evanescente la schiuma del sapone. Comunque, mettiamolo un pochino di più, idratiamolo un pochino di più. Io direi che ci siamo. Vediamo come va, come scorrevolezza. Montare ha montato bene, con facilità. Vediamo come va la scorrevolezza e vediamo anche come lavora il prebarba così. Ora lascio il brufolo, vediamo se. Allora, io sento la lama scorrere benissimo in faccia. Come voi dite, allora, questi saponi avete sentito che non erano il top, sarà il prebarba che ha fatto un lavoro eccezionale, perché lo sto sentendo assolutamente nessuna resistenza del mio pelaccio duro con la lametta. Guardate con che facilità la lametta sta tagliando. Allora, vediamo. Sì,
C'è ancora l'effetto scivoloso, rimaniando però non tan forte come ieri. Cioè che allora ieri anche il sapone fotonico 22 sicuramente aveva una marcia in più rispetto al sapone di oggi. Beh, anche è che è un tallowato bello caricato, quell'altro. Comunque, ragazzi, scorrevolezza della lama, non ho sentito nessun problema, anzi, ho sentito il pelo morbido da tagliare. Un po' evanescente forse la schiuma del sapone. Però come scorrevolezza ci siamo. Però non so quanto abbia influito, ripeto, il pre-barba. Però ho sentito veramente il pelo morbido da tagliare. Il microfono qua qui. Avevo un altro brufolo un pochino volato. Comunque, ragazzi, il sapone sì, è un pochino evanescente. Però come scorrevolezza, insomma, via. Diciamo che all'incirca ci siamo. La lama l'ho sentita. Correrà abbastanza bene oggi. Facciamo poi una rinsaponatina e un qualche ritocco. Lo specchio lontano, non vedo niente, sta andando a tatto. Sì, un sapone che viene via veloce.
Però, insomma, come scorrevolezza, io direi all'incirca. Andare un pochino vicino allo specchio. Grazie, io direi che ci siamo. Con la condizione della pelle che ho, non andrei oltre per oggi. Sono abbastanza liscio. A posto, mi accontento così. Magari si potrebbe migliorare qualcosa, no? A posto, dai. Ci siamo andati abbastanza bene, tagliare non mi sono tagliato, i red point non me li sono fatti. Andiamo con un pochino di allume. Allora, bruciore appena 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 un pochino in qualche punto sotto il collo, ma veramente poca cosa. Fra il prebarba e il sapone siamo riusciti a portare tranquillamente a casa la sbarbata. Sono, sì, ho qualche appunto appena appena che magari quelle branchie non sono proprio liscio, però insomma in linea generale, ragazzi, per la condizione della pelle di stamani sono contentissimo. Anche stamani siamo riusciti con lo sciavetto a non tagliarci, portarci via sti brufoli. Già la cosa sta migliorando. Speriamo in una settimana che sia sparito tutto. L'allume non l'ho quasi nemmeno sentito, vi dico la verità. Mi sciacquo. Allora, per barbino alla mandorla c'ho solo questo campioncino Almond Cream di Stirling. Non ho nient'altro alla mandorla. Comunque, questo un pochino ci assomiglia alla profumazione del sapone. Allora, mi sono onesto, questo sì, mi sta bruciando un po' in faccia.
più bruciore con questo che con l'allume, però insomma qualche puntino che passa subito. Allora, la pelle me la sento elastica, anche se ieri me la sentivo meglio, mi sono onesto. Devo dirvi se una cosa mi funziona o no, che sia uguale a un'altra. Non è male il posto che ho, però non è il posto di ieri. Allora, il prebarba sono sicuro che mi ha aiutato tanto, perché vi dico onestamente, specialmente nella prima passata, io non l'ho sentito malvagio il sapone. Anna Maria, figliti. La schiuma sì, vedo che è un pochino evanescente, tende come a evaporare velocemente, però ragazzi, onestamente, sentite, è molto molto scivolosa, cioè rasatura aiuta, magari è di questi saponi che uno non deve ripassare tanto se già ha tolto il sapone in faccia. Per esempio il fotonico di ieri con il pre-barba, nonostante avessi tolto già il sapone, potevo continuare a passare 1 ora alla lametta perché tanto sentivo che rimaneva scivoloso. Con questo un po' meno, diciamo la verità, un po' meno ho sentito questo effetto, ho avuto bisogno di rinsaponarmi. Comunque lavorare lavora il sapone, senza problema ci si fa la barba e anche con buoni risultati. Mi sento la pelle, vi dico la verità, bene, la sento morbida, elastica, benissimo. E poi no, ieri mi sono messo anche il balsamo, oggi solo alcol. E che dire, il rasoio, questo Universal Lama Completa, a me piace un sacco, ragazzi. È un pochino più peso del mezzalama in testa. Magari a chi gli piacciono i rasoio, gli sciavette più agevoli, più acidi, diciamo, meglio detto. Il mezzalama è meglio. Però chi ha la barba dura magari e non ha tanta tecnica, anche questo, chissà, con un pochino più di peso in testa può aiutare questo. Io mi ci trovo bene, vi dico la verità. Mi trovo bene anche con i mezzi lama, però non lo so, forse fra i due con lama completa io vado un pochino meglio. Comunque anche col boker che è mezza lama mi ci trovo benissimo. Pennellino Semoggi, vabbè ragazzi, già l'ho usato, sono tutti uno spettacolo. Questo è puro tasso, avete visto come ha montato il sapone senza nessun problema. Io sto prebarba di Caccamo, sono sicuro che sta lavorando perché molti di voi mi hanno detto che il sapone non lo sentano un granché. Io vi dico la verità, oggi, specialmente in prima passata, dove sicuramente il pre-barba ha lavorato di più, l'ho sentito perfetto. Mi sembra da fare un ritocchino, sono a zona branchi, poi magari dopo quando spengo il video, ormai ho smontato la lametta, lo faccio. Va bene ragazzi, comunque direi che la sbarbata è andata bene, sono contento, mi sono tagliato. Ci sono red point, sì che tutto a posto. Va bene, domani vi porto qualche prodottino americano. Allora, 2 giorni di prodotti italiani, domani vediamo che prodottino americano usiamo per farci la barba. Ci vediamo, ragazzi, grazie.